Ascoli Piceno, storia e cultura. La città, racchiusa tra il torrente Castellano e il fiume Tronto, di origine picena, fu conquistata dai Romani nel 268 a.C. Ribellatasi poi nel 91 a.C., divenne parte della Regio Augustea. Aggregata dai Longobardi al Ducato di Spoleto e posta sotto il dominio papale da Carlo Magno, si eresse a libero comune nel 1185, inaugurando un periodo di grande prosperità economica e vitalità artistica che durò per tutta l'età rinascimentale. Nel 1799 subì l'invasione francese, tornò nel 1815 sotto la Santa Sede e con l'Unità d'Italia divenne capoluogo provinciale. Cattura lo sguardo e la memoria la bellezza del territorio, in un susseguirsi di suggestivi scorci panoramici che guardano il Monte Ascensione da un lato e il gruppo dei Sibillini dall'altro, la preziosità storico-artistica delle scenografiche piazze, delle chiese romaniche, delle svettanti torri scolpite nel travertino, la ricchezza dell'artigianato locale, imperniato sulla produzione delle ceramiche artistiche e la tradizione enogastronomica, in un connubio straordinario e fondamentale per la valorizzazione e lo sviluppo di questa splendida città. La splendida piazza dell'Arengo o Piazza Arringo, dal nome delle assemblee popolari che vi si tenevano fin dalle origini della vita politica della città, illuminata dal biancore del travertino, è ancora oggi il cuore politico e religioso della città. Ingentilita da due fontane gemelle con delfini e cavallucci marini della fine dell'Ottocento, ospita alcuni tra i più importanti monumenti. Lungo un lato è delimitata dal Palazzo del Comune o dell'Arengo, sintesi architettonica operata dai Giusafatti, del XVII secolo, con il grande portico ad arcate composto da due edifici medievali, ristrutturati tra la fine del 600 e la prima metà del 700, quando anche la facciata fu arricchita di cornici e decorazioni. All'interno, al primo piano, ospita la Pinacoteca Civica. Istituita ufficialmente il 4 agosto 1861, vigilia della festa patronale di Sant'Emidio, per merito di due artisti ascolani, Giorgio Paci e Giulio Gabrielli. La cospicua raccolta artistica, con oltre 800 oggetti tuttora esposti, è ospitata ab antico nell'imponente Palazzo Arringo. La cattedrale sorge sul luogo di un edificio pubblico romano. Già esistente in età paleocristiana, è stata completamente ricostruita a navata unica in forma di croce latina tra la seconda metà dell'XI e la prima metà del secolo XII. Di questa fase rimangono le basi delle due torri frontali, la cupola e la cripta atta a conservare le reliquie del santo. Dal 1482, anno della Libertas Ecclesiastica, la cattedrale subì le trasformazioni più vistose con la costruzione delle due navate laterali, la nuova abside centrale e nel secolo successivo l'avanzamento della facciata con l'incorporamento delle torri su disegno di Cola della Matrice. Al lato del Duomo si erge il Battistero di San Giovanni, XII secolo, uno dei più notevoli esempi di architettura romanica in Italia. Già esistente in età alto medievale, è stato ricostruito nella seconda metà del secolo XII. All'interno è conservata l'originaria vasca circolare per il battesimo ad immersione. La pianta dell'edificio presenta uno sviluppo ottagonale su base quadrata, culminante nella cupola, simbolo del passaggio dalla condizione terrena a quella spirituale attraverso il battesimo. Piazza del Popolo. Lo storico Antonio Rodilossi la descrive come una delle piazze più armoniose d'Italia, isola pedonale e cuore del centro storico. Per gli ascolani è il salotto cittadino, luogo d'incontro per l'aperitivo, gli spettacoli estivi, la passeggiata,
oltre che Teatro della Quintana, il famoso Palio di Ascoli che si tiene la seconda domenica di luglio e la prima domenica di agosto in occasione della festa del patrono Sant'Emidio, con i suoi 1400 figuranti in costume. Cavalieri armati di lancia difendono i colori dei sestieri della città gareggiando in una giostra presso il vecchio stadio. Piazza del Popolo, erede probabile del Foro Romano, acquista l'attuale aspetto regolare nei primi anni del Cinquecento, con l'armonioso colonnato di archi tutti diversi e le 62 colonne, una differente dall'altra, la cui ampiezza si regola sui lotti delle proprietà retrostanti, che uniformarono, secondo l'ideale rinascimentale, le irregolari botteghe medievali affacciate sulla piazza. Delimitano la monumentale Piazza del Popolo la scenografica Chiesa di San Francesco, di impianto romanico gotico, con il chiostro e la raffinata loggia dei mercanti, datata 1513, e il Palazzo dei Capitani del Popolo, XIII secolo, rimaneggiato nel 1520 da Cola della Matrice. Con la sua bella facciata, arricchita da un grande orologio del 1543 e dalla statua di Papa Paolo III Farnese. L'edificio fu sempre sede dei governi cittadini, prima i capitani del popolo, poi i podestà, gli anziani, fino ai governatori pontifici. Oggi ospita l'assessorato alla cultura di Ascoli. Alla destra del portale si accede a un'interessante e ampia area archeologica dove è possibile ammirare stratificazioni preromane e romane. Il Caffè Meletti. Da non tralasciare in Piazza del Popolo lo storico Caffè Meletti, che per l'architettura, le decorazioni e gli arredi è un pregevole esempio di edificio liberty, nonostante le ristrutturazioni e i restauri che si annovera tra i 150 caffè storici d'Italia. In luogo del caffè sorgeva alla fine dell'Ottocento l'edificio delle Poste e Telegrafi, una palazzina che a sua volta aveva preso il posto dell'antico picchetto della Dogana. Il caffè fu inaugurato il 18 maggio di 1907. Chiuso nel 1990 e acquistato nel 1996 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, è stato riaperto nel 1998 dopo un attento restauro che ha restituito al luogo il suo aspetto originario. Forte Malatesta. Il Forte Malatesta è una delle architetture fortificate rinascimentali più importanti e spettacolari in Italia e uno dei siti monumentali più affascinanti della città. La splendida fortezza, recentemente restaurata, che porta la firma di Antonio da San Gallo il Giovane, è stata riaperta definitivamente nel novembre 2010. Il forte, appena fuori dal centro storico, sorge a difesa della sponda sinistra del fiume Castellano. Distrutto e ricostruito più volte, nel 1349 Galeotto Malatesta, condottiero delle milizie ascolane nella guerra contro Fermo, provvide a rinforzarlo e divenne un tipico forte medievale, oggi viene utilizzato come sede espositiva di mostre temporanee.